Esaurita la prima settimana di raduno, la Vivigas Costa Volpino, in vista della prossima stagione nel campionato DNB, si prepara ad affrontare anche il primo test amichevole, previsto per sabato alle 18 al Pala CBL, contro i pari categoria dell'Urania Milano. E il nuovo allenatore dei Nero Arancio, Cece Ciocca, traccia già un primo bilancio del suo ambientamento nella società dell'Alto Sevino. Direi bene, c'è voglia di fare, ma sai, all'inizio di ogni preparazione tutti dicono che l'ambiente è buono e che c'è voglia di fare. Il problema è vedere poi durante l'anno, quando le cose andranno meno bene, se ci sarà voglia di fare e di reagire anche della mia squadra. Gli obiettivi non preferisco non pormi, nel senso che è la società che deve dire poi quelli che saranno gli obiettivi. Il mio obiettivo è quello di allenare una squadra che ogni domenica dia il 110% in campo e che possa far venire il maggior numero di persone qui a Palazzetto. E poi il miglioramento di molti giovani, visto che tolto Marco Guerci, il giocatore più anziano, fra virgolette, ha 24 anni, per cui questo è un altro obiettivo, la crescita di un gruppo giovane. Il campionato è molto molto difficile, sono 4-5 squadre molto forti, direi sicuramente Castellanza, direi Monticelli ovviamente e anche Corno di Rosazzo. Poi c'è un gruppo di squadre, secondo me medio-basse, che è equilibrate. E quindi bisognerà, come dicevo prima, lavorare bene per cercare di non farsi portare nella terza fascia, quella che, delle squadre che lotteranno fino alla fine per salvarsi ed evitare l'unica retrocessione che quest'anno prevederà il campionato. Appunto, noi incontreremo le tre favorite nelle prime quattro giornate. È chiaro che secondo me tutte le squadre vanno affrontate e probabilmente è meglio affrontare le squadre favorite all'inizio, anche se chiaramente sarà molto difficile, però l'importante è farsi trovare pronti. Poi un pronostico anche sulla stagione della Comarca Treviglio, società nella quale ha allenato per ben 7 anni la prima squadra. Sono convinto che al 100%, visto che Insonia come ogni anno ha messo in piedi un'ottima squadra, sicuramente la Comarca sarà nelle 12 che faranno poi il campionato di Silver il prossimo anno.